minate dagli scioperanti le strade della Liguria nel corso delle recenti agitazioni. Trincee e sbarramenti di massi ostruiscono la via Aurelia verso Genova, mentre la città sta per essere dichiarata in situazione di grave pericolo. Tragico epicentro dei moti a Badia San Salvatore, sul Monte Amiata. Stanno arrivando le forze dell'esercito, poderoso rincalzo dei reparti della Celere accorsi da Siena all'annunzio dei funesti avvenimenti. Le autoblinde e gli altri mezzi raggiungono il paese. Guida l'operazione il colonnello Grassini, comandante della Legione Carabinieri di Firenze. Di qui uscì il maresciallo Ranieri, con lui era il carabiniere Carloni, subito ucciso con un colpo di moschetto. E qui fu trovato il cadavere del Ranieri. Le pattuglie perlustrano i due versanti, Senese e Grossetano, dell'Amiata. Parte dei fuggiaschi si presentano alle truppe. Il numero dei latitanti si va riducendo. Fortunatamente le operazioni si svolgono senza ricorso alle armi. Le perquisizioni tendono a identificare gli autori dei luttuosi avvenimenti. Gli indiziati, dalle impervie regioni in cui stavano nascosti, vengono fatti confluire agli automezzi che li convogliano verso Abbadia. Per quanto si è potuto ricostruire, gli agitatori si proponevano, fra l'altro, l'occupazione degli edifici pubblici e l'interruzione delle linee telefoniche. Ad Abbadia gli interrogatori. Questo è il Fiori, ritenuto tra i più responsabili. Queste le donne che avrebbero fermato per strada il Ranieri. Ed ecco quella che tutto il paese accusa. Unanime nel compianto l'Italia. A Roma, Santa Maria degli Angeli, presenti De Gasperi e tutto il governo, messa funebre in suffragio degli appartenenti alle forze di polizia. Pace ai caduti e pace ai vivi. Dio non voglia più che le città d'Italia scorrano di sangue italiano, versato purtroppo da mani di concittadini.